Allora, oggi parleremo di cinema perché Osmar, alias Tunç, alias il doppiatore mascherato, è un grande appassionato di cinema. Un po' Assolutamente, assolutamente. per lavoro, un po' per piacere, diciamo. Allora, ci è venuto in mente questo gioco ieri di scegliere dalla nostra biblioteca una serie di film. E di giocarci tipo in una partita a carte. Tipo, lui giocherà un film, motiverà il perché gioca quel film, però decreterà la vittoria chi ci sta guardando in questo momento. Quindi metteremo da parte i film che hanno vinto e poi alla fine diremo che, insomma, la partita che ha vinto tra noi due. Io non sapevo le regole, ma ci sto, per me va benissimo. Le ho inventate ora, è bellissimo. Quindi, se vuoi presentarti per dire cosa fai nella vita, oltre a bere della tazza. Io sto bevendo un caffè americano, perché a me piace anche bere il caffè americano. Nulla, ragazzi, io sono Tunç Özmar, sul sito scrivo articoli con il mio pseudonimo. Sono un attore, doppiatore, speaker, televisivo, cinematografico, radiofonico e sono un grande appassionato di cinema. Ho cercato praticamente di far diventare la mia passione, il mio lavoro. Tutto qui. E sono un gran pirla. Nel senso che mi piace giocare, mi piace scherzare, sono uno poco serio, vengo pagato per fare lo scemo al microfono, questo è il mio discorso. Cavolo, dai, andiamo, su che Ok, vai. c'ho. Gioca tu la prima carta. Allora, partiamo con un super classico di fine anni 80, che ha fatto epoca, perché parliamo del Batman di Tim Burton. Il Batman di Tim Burton, c'è una cosa carina da dire, che praticamente prima di questo film l'unico Batman che noi conoscevamo era quello di Adam West, quindi era molto pop, era molto colorato, era molto fumettistico. Invece l'idea di Burton, che è sempre un po' particolare nelle sue scelte, è stata quella di prendere quello che era il Cavaliere Oscuro, che stava, se non sbaglio, nascendo, o comunque era nato da poco, in quegli anni di Frank Miller, e quindi portare questa figura in un ambiente un pochettino più dark, creando ovviamente il personaggio antagonista, che è il Joker di Jack Nicholson, come personaggio, diciamo, più forte, più potente del film. Ed è stato ovviamente un successo clamoroso, ha vinto anche il premio Oscar l'anno dopo, ovviamente, perché il film dell'89 ha vinto nel 90 come miglior scenografia e colonna sonora del Grande Prince. E quindi io mi gioco subito una bella carta forte, che è il Batman di Tim Burton. Allora, sto guardando un attimo le mie carte perché purtroppo anch'io avevo. Dobbiamo dire anche questo ai ragazzi che ci stanno guardando, che noi alcuni film ne avevamo già parlato ieri, ma quando è uscita fuori la storia della gara ci siamo aggiunti dei film in più. Quindi non sappiamo che cosa, e quindi adesso ti sei E mangiato la quindi carta. questa me la devo scartare, quindi accidenti, Ma non la posso. mi sa che scarterò anch'io delle carte. Allora, però allora io mi gioco, non mi gioco una carta forte, ma beh, per me è molto forte. Io mi gioco Wall Street Uffi, con uffi. Michael Douglas. Film Film di mitico, ha vinto un Oscar. Martin Scorsese, no? No, Oliver Stone, il film Oliver con Stone. sì, Charlie Sheen, giovanissimo, e Daryl Hannah. Particolare, poi è stato fatto da un seguito non così forte, però questo veramente fa vedere tutta la cattiveria di Michael Douglas in questo film, diretto magistralmente, fa vedere come si poteva fare la ricchezza in poco tempo e poi perdere tutto in Wall Street. Quindi fai vedere il tuo e adesso vediamo chi c'è online, chi vota fra
tra Batman e Wall Street? Io parto con un altro super classico meraviglioso che nella mia top 10, che è The Blues Brothers, altra grande carta. Guarda, no, che io me le gioco, ti faccio veramente male. Blues Brothers, grande classico di John Landis con Dan Aykroyd e John Belushi, un film nato praticamente da due personaggi che interpretavano appunto Aykroyd e Belushi al Saturday Night Live, quindi questi personaggi, questi due fratelli, eccolo lì, vedi? Ti anticipo sempre, attenzione. E quindi The Blues Brothers, film, il lungometraggio un po' musical, un tanto demenziale, come era poi alla fine il cinema di John Landis, soprattutto di quegli anni, grande classico grazie alle musiche e alle partecipazioni di James Brown, di John Lee Hooker, Aretha Franklin, Ray Charles e Cab Calloway, quindi grande film, grande colonna sonora, grande classico, grande che me lo devo scartare. Intanto saluto Mr. Location, che non so se lo conosci, ma è un pazzo che gira tutte le location in giro per il mondo per trovare dove hanno girato tutte le scene dei film. Grande, io lo adoro, anche perché a me capita spesso di farlo quando vado a trovare delle città, vado a cercare gli angoli giusti, non vado appositamente, però quando mi trovo mi faccio tutto un bel giro. Intanto stanno cominciando a votare. Ho dovuto scartare Blues Brothers, allora, visto che tu hai detto Blues Brothers, ma hai detto demenziale, io mi gioco Spaceballs, Balle spaziali, film di Mel Brooks, tanto questa è la versione inglese. E sì, è praticamente la parodia di Guerre Stellari, fatta da Mel Brooks, come faceva sempre. Qua bellissime, sì, tante scene tipo... Principalmente Guerre Stellari, però all'interno trovi tutto, da Alien a Star Trek, insomma, ce ne sono diverse. Questa è bella, eh? Quando ti aveva detto... Chi è? Cioè, hai capito? Quella parolaccia? Oppure lei sta giocando con le bamboline? No. Lord Casco, il grande yogurt. Quindi Balli Spaziale contro Blues Brothers, un po'... Questa è dura, ma vediamo poi cosa scriveranno. Tanto va bene, allora Filippo esatto, Mr. Location, bravo, l'ha capito. Sono circondato. Okay, sì. Allora partiamo con un altro grandissimo classico che amano tutti. Visto che abbiamo parlato di Dan Aykroyd, mi gioco la carta Ghostbusters. Attenzione, uscito nel 1984. Infatti il 1984, tra l'altro, è un'annata particolare, perché ne sono usciti una marea e alcuni saranno anche presenti, quindi non faccio spoiler, non dico niente. Grande film di Ivan Reitman, film che tra l'altro Dan Aykroyd scrisse per l'amico John Belushi, che noi sappiamo tutti morire poi nel 1982. Quindi poi ripreso in mano lo script, allargò la cerchia, voleva coinvolgere Eddie Murphy, ma poi alla fine decise di non partecipare, e ci fu il grande Bill Murray. Insomma, questo film lo conoscono tutti, lo amano tutti, ed è una roba che... cioè, e senza età, sto guardando che carta giocarmi, perché accidenti, contro quello, allora io gioco come, tipo butto il jolly, cosa dici? Vai, butta un jolly. Butto il jolly, guarda, come nel poker, te lo faccio apparire pian pianino. Ah, vabbè, ma qui è veramente dura, perché tra Ghostbusters e Ritorno al Futuro... Ti gioco il primo capitolo. Sì, giustamente. Perché è quello che preferisco.
dal 1985 passano agli anni 50, tutto il discorso di trovare i genitori, insomma, insomma tutta la scoperta che c'è di Marti, della macchina. Quindi secondo me la sfida è qua, dice Mr. Location. Mr. Location hardware. Cosa sceglie? Qua Red House, Ritorno al futuro. Beh, diciamo, perché io ho giocato il Jolly, perché qua ho giocato una trilogia, Ghostbusters, puoi giocare i primi due, il terzo non esiste, giusto? No. Negli anni 90 non possiamo giocarcelo il terzo. No, ma poi non esiste. No, è piaciuto anche il terzo alla fine. No, dai. No. Invece, ad esempio, non mi piace Ghostbusters 2. Dai, vai col prossimo veloce. Allora, ti gioco una carta veramente eccezionale. Film di Alan Parker con Mickey Rourke e Robert De Niro. E con questa, ragazzi, questa è una roba che è veramente, veramente, veramente tanta roba. Angel Heart, Ascensore per l'Inferno. Film thriller horror giallo del 1987, regia di Alan Parker, famoso regista inglese di Pink Floyd, The Wall, di Fuga di Mezzanotte e poi altri film che sono venuti dopo. E questo qua è veramente un filmone che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero vedere. Angel Heart. Molto bello. Allora gioco un film di un regista italiano, però stiamo sempre su una cosa di suspense, thriller, Opera, di Dario Argento. Ulala, il grande Dario, tra l'altro sai che io collaboro con il Torino d'Argento Tour Location, che potrebbe anche interessare al nostro amico, perché sono tutti i miei amici, sono amici di Dario, sono grandi appassionati di cinema, abbiamo già girato due film, stiamo girando il terzo. E dovevamo iniziare a girare il terzo, poi ci siamo trovati tutti quanti chiusi in casa, e quindi sì, te l'appoggio pienamente, Opera di Dario Argento. Film del 1988, secondo me l'ultimo vero grande thriller di Dario Argento. Guarda, ti dirò, ho rivalutato Non ho sonno, che ho rivisto ultimamente. Io l'ho visto al cinema questo, la cosa bella è che quando sono andato al cinema mi hanno strappato il biglietto. Uno che usciva mi ha detto: il colpevole è... No, cioè, lo avrai ammazzato. Ti sei giocato anche tu un thriller horror. Posso giocarmi io il prossimo? Vai, lascio a te la scelta. Vai. Due carte insieme. Come? Due carte insieme gioco. Ah, due carte insieme? Sì, quindi... vale per due. Perché ce l'hai ad accidenti. Devo giocarlo dopo per forza. I Goonies. Vabbè, e i Goonies ormai sono ritornati, diciamo, di gran moda, soprattutto grazie a Stranger Things, perché comunque prende molto dell'immaginario di questo film. E lo porta in chiave moderna, anche se Goonies ancora oggi è molto godibile rispetto a tanti film degli anni 80 che sono un pochino più lenti o hanno delle meccaniche che ora non fanno più ridere, insomma non sono così. I Gremlins ad esempio è già meno godibile rispetto ai tempi, però comunque è un gran film. Aspetto la tua contromossa. Io il problema è questo, che non posso prendere film doppi perché sennò sono tutti quanti dei film, un sequel. Vediamo così. E cosa mi posso giocare? Guarda, questa te la lascio vincere facile facile, ma prendo un film molto particolare che è, nel nostro immaginario ci sta molto, che è Tron. Mi gioco la carta Tron, tra l'altro film della Disney, molto, perché ci fu quel periodo, soprattutto in quasi tutti gli anni Ottanta, in cui i film della Disney erano destinati a un pubblico più adulto, che è quello classico dei bambini.
Quindi film come Tron, film come Nel fantastico mondo di Oz, che è poi un horror per bambini alla fine, o The Black Hole, che era, dovrebbe essere forse fine anni 70, inizio anni 80. Comunque mi gioco la carta Tron contro due, perché a questo punto sono due che sono Gremlins e i Goonies. Però qua ti lascio la vittoria, perché... Vinco io, dai. Vai, allora, adesso parto io. Gioca la tua carta. Parto con un film italiano a cui io sono molto legato perché mi piace molto e non ho portati molti italiani, devo essere sincero. Ho lasciato di lato, ho detto, Sapore di mare, ma questo qua me lo volevo giocare, che sono I due carabinieri, Verdone e Montesano. Bello. Bello, un grande bello. Film, tra l'altro parte in girato a Torino, che è la mia città, quindi anche per quello che ci sono molto legato, ma ci sono legato soprattutto perché, come quasi tutti i film che ho qua, lo vidi al cinema, lo vidi a Napoli, tra l'altro, perché io ero in vacanza dai miei parenti a Napoli e con mia mamma e con mia zia andammo a vedere I due carabinieri. Quindi mi gioco questa carta. Io, come avrei capito, ho la videografia di Jerry Calà e quindi vado a vivere da solo. Altro film che io vidi al cinema, come anche Il ragazzo del Pony Express, e quindi ti giochi un'altra commedia, giustamente ci siamo riequilibrati. In questo caso sì. Ci siamo riequilibrati. Quasi finiti i film, quindi... Come i film? Hai già quasi finiti i film? Io sono pieno. No, di film italiani. Ok, allora ti lascio. Partiamo con forse il personaggio horror più famoso degli anni Ottanta. Quindi io già spoilerò che si è protratto nel tempo, tantissimi sequel, qualche spin-off. Eccolo qua. Gioco in anticipo. Quindi Nightmare dal profondo della notte, Wes Craven con Robert Englund e un giovanissimo Johnny Depp. Niente da dire. Ho di là però la versione autografata, l'unica cosa che può valere qualcosa in più. Mi tocca scartarlo qua. Allora, quindi contro Nightmare, fammi pensare... Vabbè, dai, ci sta. Un altro horror dello stesso... insomma, stesse annate... Mm-hmm. Un lupo mannaggiano a Londra di John Landis. Grande film che tra l'altro mescola horror e commedia. È un sì, capolavoro. E poi da questo è saltato fuori il thriller di Michael Jackson, perché poi durante lo stesso periodo John Landis venne chiamato con le ire dei produttori di Michael Jackson, perché il video di Thriller costò veramente una cosa senza precedenti, tant'è che poi il problema era che era troppo lungo e nessuno lo voleva trasmettere. Infatti, in una versione del Lupo Mannaro era incluso anche il video di Thriller. Pensa poi, poverino, ha venduto poche copie di quell'album, del Thriller, giusto? Diciamo che hanno recuperato i soldi spesi. Sì, assolutamente. Allora io ti parto con un super grande classico che ti posso anticipare dalla maglietta che porto. E.T. l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre. Ce l'ho anch'io quella versione là, che era il DVD, ma ho voluto prendere il Blu-ray. Grande film di Steven Spielberg, è uno dei più grandi successi della storia del cinema. All'epoca fu una roba clamorosa, quindi il piccolo Elliot, amico del E.T., dell'extraterrestre, che ha commosso praticamente tutto il pianeta e che ha segnato anche buona parte della nostra infanzia e degli anni Ottanta, giustamente. 1982. E.T. Assolutamente. Allora, per battere E.T. posso solo giocarmi questa carta. Ah, storia infinita. La storia è tanta roba anche qua. Tra l'altro questo ha girato produzione tedesca, quindi una rarità.
Tant'è che in Germania c'è il museo dedicato alla storia infinita, dove potete cavalcare il drago. È vero, è vero. Fanno il film con il Green, incredibile, con la voce di Limahl, ex Yasu. Mm-hmm. E tra l'altro, una cosa per far dimostrare quanto ancora funziona questo film, nella prima settimana che è entrato dentro Netflix è stato nella top 10 per 10 giorni, quindi ancora oggi un film che piace. Super classico, super cult, super classico. Allora, se passiamo alla fantascienza, io passo invece a una saga che si è protratta fino a oggi, ma mi gioco la carta L'Impero colpisce ancora. L'Impero colpisce ancora è il secondo film della prima trilogia, che è considerato quasi da tutti unanimemente il film più bello di tutta la saga. Posso batterlo solo... Purtroppo, dai, effettivamente è il mio preferito, ma sapendo che forse giocavi quella carta, io mi sono portato avanti con Il Ritorno dello Jedi, che io ho qua dentro, che non posso giocare. Ho capito. Tra l'altro, anche questo visto al cinema, quindi avevo convinto i miei genitori. Ah, pensa che io a caso ho l'album delle figurine. No, bellissimo. Mi mancano due figurine, solo due. Scusa una cosa, perché ho la fotocamera che non so perché adesso c'ho un alone, adesso pulisco così. Intanto fai le pulizie tu tranquillamente. Brata! Vediamo Mr. Location che si sta seguendo, lui preferisce Il Ritorno delle Jedi o L'Impero colpisce ancora? Vediamo che cosa ci dice il nostro amico. Sta andando in Tunisia. Sono stato in Tunisia e sono andato a vedere ovviamente la casa di Skywalker. Vai, gioca il prossimo. Guarda, mi gioco l'inizio di una trilogia, anzi quadrilogia, perché poi hanno fatto anche il quarto. Mi sa che prevedo qua. Attenzione, che è un film che ha diventato poi il protagonista ad essere uno dei più amati ancora oggi, non solo nel film action, ma poi si è anche riciclato nella versione comica. Arrivava dalla televisione e quindi vi faccio vedere un Die Hard. Trappola di cristallo con Bruce Willis, grande film, con tra l'altro c'era il super cattivo che era Alan Rickman, il compianto Alan Rickman, che faceva il tedesco a cui lui uccideva il cugino. Non me lo aspettavo. Questa è una grande cosa. Ce l'avevo, ma non l'ho portato. Allora io ti gioco un'altra trilogia, anzi quadrilogia, anzi cinologia, perché qua Mr. Location ha detto che non è un fan di Star Wars, ma secondo me del prossimo, quello che gioco io, è una quintologia fra poco. Ma quale ti giochi? Mi gioco il terzo, Indiana Jones con il padre, quindi l'ultima crociata. L'ultima crociata, ho capito, quindi ti giochi con Jolly, perché questo qua è autografato da Lalla. Ah, eh sì, è vero, perché poi l'abbiamo conosciuto assieme. Allora, ti sei giocato quello e io mi gioco questo. I Predatori dell'Arca Perduta. Vabbè. Qui siamo veramente sul grande classico. Qui siamo veramente... Perché giustamente io ho il cofanetto e quindi mi ero portato il cofanetto e tutto. Ma se tu ti giochi un terzo, io mi gioco il primo. Ok. Non so, qua va a gusti però, perché sono talmente belli. Tranne il quarto che non esiste, mi sembra, anche il quarto non esiste. Ma alla fine io l'ho trovato divertente, ce l'ho. Sì, ce l'ho anch'io, ma non esiste. Sì, diciamo che il finale è un po' così, però vabbè, dai, è divertente. Vai col prossimo. Allora faccio io? Vai, dai, ti do questo vantaggio, anche se poi abbiamo molti film uguali. Allora facciamo così. Un altro di quelli... Anzi, cosa preferisci, una fantascienza, un horror o un film d'azione?
Vai con la fantascienza, così mi gioco un fantascienza. Perfetto, allora mi gioco Aliens scontro finale, dal cofanetto con non mi ricordo quanti ce ne sono. Il secondo film, che è quello diretto da James Cameron, che è considerato uno di quei film forse più belli dell'originale, uno dei classici due che piacciono più del primo. Quindi in questo caso io mi gioco la supercarta con... Alias scontro finale, che fu ovviamente un film completamente diverso dal primo, ma più spacchioso, come si dice dire a Torino, quindi più bella così. Aspetta un attimo, che intanto mi accendo la luce, perché noto che si sta rabbuiando. Le tenebre stanno parlando. Tra l'altro, il video di prima l'ho cancellato, quindi sono ancora... quindi, no... ci mancherà un pezzo, vabbè. Vabbè, ho capito, ragazzi. Vai. Allora, quindi scienza, gioco Dune. Anche tu ti sei giocato la carta David Lynch. David Lynch, che veramente ha spaziato in mille mondi, ma questa è una cosa veramente fuori dalle sue corde, perché insomma, se pensiamo a David Lynch, ci viene in mente Velluto Blu, Twin Peaks, Non vado errato, Dune non è un film che ami moltissimo David Lynch. No, anche perché è stato poco complicato girarlo, ha usato Kylie MacLachlan, che è insomma il suo attore preferito, che abbiamo visto in Twin Peaks, così, e Sting, cosa particolare che questo film è Sting. Quindi c'è una persona che Red for House che chiede: giocate una carta contemporaneamente, cioè non ce l'ha. Ok, sta, mi piace. Quindi al 3-2-1, sì. 3-2-1, vai. Non so cosa hai messo tu. Labyrinth. Ah no, io ho messo i ragazzi della 56esima. Bello. Due film completamente. Completamente diversissimi. Labyrinth non c'entrano assolutamente nulla uno con l'altro. Questo è fantastico. Tutti giochi David Bowie. Io mi gioco la carta. Attenzione, tutti giovanissimi. C. Thomas Howell, che aveva fatto E.T. qualche anno prima. Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, Tom Cruise e Ralph Macchio, prima di Karate Kid. Grande film. Questo non sospetti. Questo è un film che, se non l'avete visto, ragazzi, vedetelo, perché è una roba senza senso. Gli anni 50 visti da Francis Ford Coppola, è un film che ti tocca il cuore. E ci siamo giocati questa carta molto particolare tutte e due. Sì, è anche complicato, perché è difficile scegliere fra due film così diversi. Esatto, allora parto con un altro super classico, uscito anche questo, se non vado errato, nel 1984, non vorrei sbagliarmi, sì, anche questo è uno di quei film usciti nel 1984, che è l'annata meravigliosa, sono usciti i Gremlins, sono usciti i Ghostbusters, tanti altri film. C'era una volta in America, che purtroppo non ho qui, perché ho a casa dei miei, è l'unico film di Sergio Leone che mi manca qua a casa nella collezione, ma ti gioco un Beverly Hills Cop, un più piatti a Beverly Hills. Gran film, tra l'altro, fu poi il film che fece conoscere alla fine in tutto il mondo Eddie Murphy, perché lui era stato ovviamente coppia insieme a Dan Aykroyd per Una poltrona per due, era stato coppia con Nick Nolte in 48 ore, ma era sempre stato in coppia. In questo film invece, che gioca la carta singola, qui diventa l'Eddie Murphy, che poi abbiamo iniziato ad apprezzare, doppiato dal compianto grande Tonino Accolla. Quindi, Accolla, che è stata la voce di Homer Simpson, se non sbaglio. Homer Simpson fino a quando poi è mancato.
Allora, ti gioco un altro Harrison Ford, ma non scontato, nel senso che è una cosa un pochino più particolare, magari anche un po' dimenticato. Aspetta, aspetta. Ah, ok, Roma Roman Polanski. Polanski, film thriller con Harrison Ford, molto particolare e ancora molto godibile questo film qua, secondo me è un... Molto Hitchcockiano. Infatti qua Roman Polanski, che comunque nel periodo 80 faceva grandissime produzioni anche d'azione, così si era cimentato e qua tutto il film lo regge alla grande Harrison Ford. Non per niente nella copertina è scritto in caratteri cubitali e il titolo è più piccolo del... Beh, ma Harrison Ford si sa che negli anni Ottanta è stato l'attore più visto del decennio. Tu l'hai detto, infatti, nella sinossi dice proprio lo spirito di Hitchcock presente nel film, unito alla consumata abilità di Polanski e Ford, fanno di questo film un capolavoro del suo genere. Quindi questo è Ok. da recuperare, diciamo. Ok, adesso io mi gioco una trilogia che poi è diventata una quadrilogia, ma io qua mi gioco. Diciamo i primi due che sono gli unici anni 80, sono due, tra l'altro il 2 che è uno di quelli come Aliens, scontro finale, che è considerato il più bello del primo, in un certo senso, e mi gioco la carta Arma letale. Bello, Questa non te l'aspettavi, perché bello. questa qua abbiamo parlato ieri, qui ho ovviamente c'ho tutti in Blu-ray così e... Soprattutto il 2, mi gioco soprattutto il 2, più dell'1. Il 2 dove c'è anche tra l'altro una meravigliosa Patsy Kensit, e il 2 tra l'altro è dell'80, guardiamo un attimo, 89, quindi fine anni 80, l'1 e il 2, quindi però arma letale. Io sto finendo i film che avevo preparato, tra l'altro, perché mi hai fregato con molti film che avevo anch'io. E allora voglio batterti proprio così in sicurezza, perché tu mi giochi una trilogia comunque che è molto forte di Arma Letale, ma io te ne gioco solo uno che sicuramente... E lo so che ce l'avevi, lo so, mi hai battuto fino adesso. Dovevo Con giocare. il mega Tra l'altro, cofanetto. per colpa di questo film, mi sono fatto odiare quest'estate. La scorsa estate ero ospite del Festival Retromania 80 e è uscito il discorso di Blade Runner. E io ho detto che oggi, visto oggi, è un pacco incredibile Blade Allora, ti dico una cosa, cavolo, se qui mi odieranno tutti, io non sono un grande estimatore di Ridley Scott. Devo essere sincero, lo trovo bravo in alcune cose e sopravvalutato in altre. Blade Runner è un film che è diventato mitologico per il film in sé, ma lui Sì. non ha, alla fine lui non sapeva neanche come montarlo, infatti ne ha fatte quattro versioni, boh, una il Director's Cut, il Sì, Final questo Cut, direi. quello giapponese. E devo dirti che l'unica versione, io ho il cofanetto, quindi me ne sono poi alla fine visti tutti, l'unica versione che mi piace è proprio l'unica, quella che è uscita al cinema, perché è quella secondo me più bella, è quella che mantiene lo spirito. Ma di Ridley Scott davvero, io non ne salvo tantissimi di film di Ridley Scott. C'era quelli musicali, c'era quello musicale che mi piaceva molto. E devo dire che preferivo di più il fratello Tony Scott, il compianto Tony Scott, e faceva film molto, molto commerciali, però secondo me ci azzeccava molto. Però, ma Vai. questo è un discorso. Io ho ancora due cose da giocarmi, quindi anche perché poi se no trituriamo Due, le famose. tre, sette. Allora, io ne ho sette, ne avrei sette. Dai, scegli. Guarda, io so già una che tu mi odi e le farò poi vedere dopo. Faccio vedere dopo Vai. quando abbiamo finito la partita, faccio vedere gli altri film che mi sono tenuti. Infatti, così me li fai vedere, li facciamo vedere solo per il gusto di far vedere qualche film bello da vedere. Ok, allora ti butto Oh, una grazie, carta grazie Andrea. veramente. Grande Andrea! Dunque, mi gioco una carta da schiaffi proprio, quella che ti Vai. prende a schiaffi. Pa, 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 pa. Oh! Queste demoniache presenze, Toby Hooper
con la produzione di Steven Spielberg, che tra l'altro stava girando nello stesso identico periodo E.T. Tra l'altro, se ci fate caso, molte delle location di Poltergeist assomigliano a quelle di E.T. Non mi sono mai concentrato nel sapere se fosse effettivamente la stessa location. Ho paura che non vogliano tirare fuori questa cosa, perché la location di Poltergeist è una location molto particolare, che è poi il fulcro del film e anche del seguito. E quindi E.T., essendo un film completamente diverso, però dobbiamo dire che il villaggio, quando si vede soprattutto la carrellata iniziale con la panoramica, sembra veramente tanto simile a quella di E.T. Però Poltergeist, tra l'altro, film considerato maledetto come Il Presagio, come L'Esorcista, per tante altre questioni, però è un film che io adoro. Tra l'altro ho anche la novelization. 1982, esatto. 1982. Allora, che io faccio salto 4 anni più avanti. Vai, 86. 86, nonostante sia un regista molto controverso, a me piace molto perché riesce a fare delle cose che non ha vissuto. E quindi ritorno a Oliver Stone con Platoon. Gran film. Bello. Ero si contrapponeva al Full Metal Jacket di Kubrick, che però, Kubrick tutti e due maniacali, ma qua Oliver Stone il Vietnam l'ha vissuto. Sì. A differenza di Kubrick. Perché esatto, Kubrick... ha fatto una cosa senza, cioè, conoscendola meno, e invece Oliver Stone era un veterano e si vanta della cosa. Lui ha sempre fatto di film. Intanto Mr. Location ci dice che conferma, morirono molti degli attori, bambini inclusa, del film. Attori e non solo attori, morirono anche dei tecnici. E quindi a me piace molto Oliver Stone perché dà sempre questa chiave qua storica nei suoi film come Platoon, JFK, uscito poi negli anni 90, quindi sì. Questo è un film nel genere da rivalutare, ecco. No, ma ebbe anche un grosso successo, tra l'altro. Sì, commercialmente è stato uno dei grandi successi. Non troppo allora, lungo, perché comunque 115 minuti, quindi a differenza degli altri film come Salvate il soldato Ryan, lo stesso Full Metal Jacket, beh, poi sai, Kubrick è riuscito a farci vedere con 2001 di Odissea nello spazio minuti di niente prima dell'inizio del film. Meraviglioso. Tra l'altro non ho voluto portare niente di Kubrick, perché era troppo, ho detto. È troppo. Vai avanti. Allora io cambio completamente genere, altro grande successo che ha portato una seconda rinascita, poi ci fu una terza rinascita, di un attore che negli anni 70 fu mostruoso, fece due film clamorosi usciti nello stesso anno, visse molto per il nome, ma non riuscì ad azzeccare più un titolo fino a questo qui, e poi la rivalutazione negli anni 90. Sto parlando di John Travolta con Senti chi parla. Ah, bello, commenta, molto, esatto, molto, molto simpatica, molto geniale, tra l'altro, dove il bambino in originale era doppiato da Bruce Willis, e invece nell'italiano scelsero Paolo Villaggio, che fu una scelta secondo fantastico. Me sferica. Infatti la versione... Oh, secondo me migliore fra quella inglese, quella americana e quella in italiano. La versione in italiano vince sotto tutti i punti di vista. Quindi, senti chi parla. Io ti gioco un'altra cosa divertente. Non è proprio un film, ma da questo sono stati tratti tantissimi film, tra L'Isola del Tesoro, film di Natale... Vedi già uno spoiler. C'è uno spoiler. It's the Muppet Show. It's the Muppet Show. Il primo, no, tra l'altro uno. Film, perché c'era Muppet Shop, sì, Muppet all'Isola del Tesoro, i Muppet che avevano rifatto. Quindi hai il cofanetto.
Sì. E quindi il Muppet Show è una cosa sempre divertente che tra l'altro adesso è ritornata in TV. Sì, tra l'altro mi sa che ti sto perdendo, caro Cavoz, o no? Perfetto. No, no, ci sono. Ok, perfetto. Quindi ti giochi i Allora, Muppet. sì, non so che... Allora, io ho finito i film perché mi hai bruciato tipo 5-6 film che guarda, me ne hai bruciati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sì, non è cioè... più. Io penso ne avessi ancora due. Vai, fammi vedere un po' i tuoi film invece che hai scelto. Qualche cosa così. Allora, mi stavo per giocare questa carta che è un pesce di nome Wanda. Il ritorno di un certo, di un certo modo dei Monty Python, anche se ovviamente non erano al completo, ma qui ci sono John Cleese e Michael Palin. Grande film. Con una meravigliosa, stupenda Jamie Lee Curtis che era A quel punto ad averlo mi sarei giocato il senso della vita dei Monty Python. altra roba che insomma, cioè, così. Quindi questo qua. Poi mi sarei giocato, attenzione, un filmetto che conoscono in pochi, che però è molto divertente. Questo è da estimatori che Chi è sepolto in quella casa? Che Ma... è un film horror, ma comunque una commedia, perché Allora, comunque è fatta anche. scusami, Vima è arrivato adesso. Il tema, abbiamo parlato fino ad ora di film, quindi abbiamo fatto delle sfide, un film contro l'altro. Poi dopo, quello che ho salvato, rimetterò in streaming, la versione di quello che ci siamo... Praticamente. Ognuno di noi si giocava un film e voi dovete votare quello che ha vinto. Però adesso il Cavozzi ha finito i film perché io me li hai li ho bruciati. Guarda, qua ho seccato. pile di film. Ti gioco allora un altro film che il 2 è più bello dell'1, infatti io mi devo giocare per forza il 2 perché l'1 è degli anni 70 e quindi io ti parlo di Superman 2. Bello. Super 22. Aspetta, però Brian di Nazareth non è degli anni 80. Brian No, di Nazareth no. dovrebbe essere degli anni 70. Anni 70, fine anni 70. Quindi Invece Superman il 2 senso se non... della vita. Poi è dell'81-82 se non ricordo male. Mentre qualcosa di completamente. Superman 2 se non vado errato è del 1980-81, quindi sono ancora in tempo ed Con è il quello compianto. con il compianto Christopher Reeve, che tra l'altro è uno di quei film che è considerato superiore al primo, perché il diretto continuo del primo, perché i personaggi cattivi protagonisti del secondo film fanno una piccola parte introduttiva all'inizio del primo film. Io del primo film sono ovviamente molto legato perché lo vidi al cinema, anche come quasi tutti questi film qui, però effettivamente il 2 ha una spinta in più. Ha veramente una spinta in più nel momento in cui Superman si rivela a Lois Lane, va per perdere i poteri per diventare umano, insomma, ha tanta roba e comunque Superman 2 mi sarei giocato. Poi mi gioco una penultima carta, così, tanto l'abbiamo già finito il Vai. gioco, che tu odi, come io odio Vediamo. Dirty Dancing, che invece è Il tempo delle mele, che io trovo un film Mi sta venendo il straordinario. vomito. Film straordinario, meraviglioso, bellissimo. Questo è un film francese che ha fatto epoca. Io Guardo un attimo, vidi. se una cosa. Ok, tanto io vidi al cinema anche questo e anche il 2, semplicemente perché avevo una zia che mi faceva da babysitter, che mi portava sempre al cinema tutte le settimane, al lunedì a vedere i film, al sabato a vedere i cartoni animati, quindi ti parlo di fine anni 70 e poi anni 80, però lei era adolescente, quindi quando uscì questo film del 1980, se non vado errato, 81, mi portò a vederlo al cinema. L'anno dopo poi andammo a vedere il 2 e poi basta, cioè, perché il terzo non è Ma un perché terzo ci solo per il cinema italiano. Cos'è che volevi trovarmi? No, non l'ho trovato. Perché ho il Non l'hai trovato. vinile. Ho il vinile, ma non ce l'ho qua. Ah, ecco. Perché la colonna sonora del Tempo delle Mele è fantastica. Richard Ma tu Anderson. hai il 33 o il 45?
No, no, il vinile, l'LP, l'LP. Ah, quindi tu hai il 33. Sì, sì, 33. Ah, ho capito. Guarda, che ti guarda che ti preparo per la prossima volta, per la prossima settimana, la sfida con la musica. È lì con la linea. Lì mi sa, perché io molta roba l'ho lasciata a casa dei miei genitori. Scusate, perché io sto cercando ovviamente i 45 CD del tempo delle mele che io ho. Che io ho. Però guarda, come 45 giri anni 80 io ti potrei anche stupire. Ti potrei anche stupire, intanto io ho trovato quello che dicevo. Che... Quindi, anticipo della prossima volta. Mi tocca. No, l'Horror Picture Show è fine anni 70. Ce l'Horror l'avevo. Picture Show è 1975. Sì, è molto, Rocky molto precedente. Sì, io ovviamente mi sono anche ultimamente comprato una spilletta su Wish, che è il biglietto double feature, science fiction double feature, proprio del film. Ho visto tante cose che erano borderline, che avevo qua dei 79-78, ma se volevamo... Non possiamo, anch'io ne ho tanti, ho detto, vabbè, se no mi sarei giocato Superman. Vai con gli ultimi. Ultimo. Sempre ricordandoci che Mel Brooks non era solo regista, ma era anche produttore, ed è stato anche colui che ha scoperto determinati registi, perché se David Lynch era al secondo film quando ha fatto Elephant Man, aveva fatto Eraserhead, ma non era, era un regista di nicchia, e Mel Brooks lo ha portato a registrare un film che è poi diventato famosissimo, da lì David Lynch ha preso via. In questo caso il regista era già famoso nel suo ambiente, ma con questo film è diventato veramente il top dei top. Sto parlando di La Mosca. Bello. Jeff Goldblum e Gina Davis, che tra l'altro ai tempi poi si fidanzarono, si sposarono, poi si lasciarono qualche anno dopo. Remake. Che tra l'altro io ho dell'esperimento del dottor K. Con Surprise, e questo film di David Cronenberg era già famoso nell'ambiente, però con questo film è esploso completamente. Mel Brooks gli produsse il film, tant'è vero che all'inizio del film si trova Brooks, anche qua c'è scritto, adesso voi non lo potete vedere, Brooks Films presenta, e gli diede completamente carta bianca. Cioè, lui fece questo film che, se lo conoscete, avete già idea che cos'era, la trasformazione fisica completa dell'uomo in mosca, tra l'altro una tematica che Cronenberg ha usato spesso nei suoi film, e se fosse stato un altro tipo di produttore avrebbe cercato di tagliare o comunque di cambiare determinate cose, non avrebbe accettato delle scelte stilistiche di Cronenberg. Invece Mel Brooks gli fece fare, gli fai tutto quello che vuoi. E uscì fuori un capolavoro assoluto che è La Mosca. Poi ti potrei andare a prendere di là Sapore di Mare. Allora, ti vorrei far vedere una cosa adesso, invece, che riassume tutto quello che abbiamo detto in questa diretta, perché comunque di film anni 80 ce n'è veramente un... Infatti c'era Casi Susan disperatamente, ce ne sono veramente troppi. Fare vedere a tutti, prima di tutto vi voglio ricordare di venire sul sito degli anni 80, dove troverete anche gli articoli di Tunch e di tanti altri, ma vi faccio vedere questo video di Alessandro Maggia, che è un montatore video, che ha fatto questo bellissimo video dove racchiude tutto quello che è anni 80 al massimo. Ve lo faccio vedere. Poi magari lasciaci sulla pagina il link per poterlo andare a vedere anche meglio. Sugli anni 80 lo potete vedere. Il gioco è adesso che potresti fare te indovinare tutti i film. Vabbè, abbiamo visto Footloose, abbiamo visto anche Rocky, questo è il tempo delle mele, Dirty Dancing, Shining, la signora in rosso, Nightmare, abbiamo Culture Club, adesso me li sono persi un po', qui c'è Senti chi parla. Qui c'è gli remake di Viaggio Allucinante, Flashdance, Top Gun, questo non lo riconosco, Ghostbusters, però Ghostbusters 2, questo è SOS Fantasmi, Purple Rain, Navigator, Chorus Line,
Tron, vabbè, La pallottola spuntata, Weekend con il morto, Ritorno al futuro, Rambo. Ecco, ad esempio Rambo non ce l'avevo presi, questo è Rocky 4, Karate Kid, La casa, Rocky, Staying Alive, questo è di nuovo Footloose, Labyrinth, la signora in rosso, no, la signora in rosa, la dama in rosa, adesso non mi ricordo il nome, così vabbè, gli 007, Big, Staying Alive, Grease 2, Rain Man, Footloose, vabbè, adesso me li sto perdendo un po' tutti, Flashdance, Fantastico Mondo di Oz, c'era, questi sono i Blues Brothers, Beetlejuice, ancora 48 ore, abbiamo visto adesso Rocky, Beverly's Cup, Una sirena a Manhattan, Staying Alive, Chi ha incastrato Roger Rabbit, questi sono gli Intoccabili, insomma, vabbè, dai, ce n'è, questo è Voglia di Vincere, Terminator, Blade Runner, Cortocircuito, Mosca, Un lupo manore americano, questo è Cocktail, 9 settimane e mezzo, Dirty Dancing, Pace, Footloose, e questo è sempre Footloose, questo è Starman, Flash Dance, Dirty Dance, Highlander, Rock 3, e questo è Batman, Star Trek, Vale spaziale. Vale spaziale. Che abbiamo detto noi sono in questo video. Infatti, tra l'altro, ho lasciato di là Gandhi, insomma, ne ho tenute. Ecco, Superman 2, Ghostbusters, Impero del Sole, Dirty Dancing, Fame, questo è Poltergeist, Commando, sì, poi no, quello era lì, Il Ritorno dello Jedi, tra l'altro. Abbiamo visto Momenti di Gloria e anche c'era La donna esplosiva, questo è Ritorno al futuro, le scene di Baci, questo è Indiana Jones il tempio maledetto, questo è Ripresa in Corselli, la donna esplosiva, abbiamo visto Conan, Commando, Fuga da New York, Steve Vai, quello era Steve Vai che suonava la chitarra in Mississippi Adventure, e vabbè, qui è il grande classico di Bill e Ted, Da e The Excellent Adventure, questo è sempre Ritorno al futuro, Flash Dance, questo è Grease 2, Supergirl, Smooth Criminal, Michael Moonwalk, Jackson. oh, questo grande film con Baryshnikov e Il Sole a Mezzanotte, questo è E.T., L'attimo fuggente, Culture Club, no, Breakfast Club, scusami, Ufficiale Gentiluomo, Rocky 4, vabbè, dai, ce n'è, grande, Good Morning Vietnam, L'Impero colpisce ancora, Platoon, il terzo di Indiana Jones, Non guardarmi, non ti sento, Invito a cena con delitto. Vabbè, ce n'è di sozze campanti tutti, lo Tre Amigos, The Hitcher, Amadeus, Ghostbusters, Greystock, La leggenda di Tarzan, Signore delle Scimmie, vabbè, di nuovo, ecco, Madonna con Cerca se ci sono disperate, Rocky 3, poi ci sia un montaggio troppo veloce, questo è Il nome della rosa, Ah, Bat, Batman sempre, Highlander, Highlander, Breakfast Top Club, Gun. Arma letale, Ritorno al futuro e credo che finisca. Ecco, immaginavo.